Ciao a tutti, bentornati sul mio canale, sono Francesca, sono un'assistente di volo base Charlotte e ogni volta che dico Charlotte mi viene quasi da piangere, però tranquilli, dal 1° novembre torno a base Miami, quindi mi torna il sorriso. Questo mese di settembre ho volato solo una volta e poi non ho preso più nessun altro volo. In teoria il minimo delle ore che devo volare sono 40 al mese. E questo mese ne ho 40 nonostante io abbia fatto solo un volo perché l'ufficio training ha fatto un errore madornale e quindi sono riuscita a farmi pagare un volo per Roma che poi non ho mai fatto, quindi per questo è andata così. 40 ore di volo sono veramente poche, però siccome lo stress di andare a Charlotte è sempre grande, ho detto voliamo il meno possibile finché non torno a base Miami. Siccome appunto sono riuscita a farmi pagare e tutto ciò sta scritto nel contratto degli assistenti di volo, quindi è importante sapere il contratto perché ovviamente non è una cosa in automatico che sbagliano e quindi poi vi pagano, no, sbagliano, ci si batte e poi pagano. Bellissima notizia di qualche settimana fa è che gli assistenti di volo American Airlines hanno avuto un nuovo contratto con molti miglioramenti. E siccome avevo già fatto un video in passato su quanto guadagnano gli assistenti di volo e avevo preso come base appunto quello che guadagnavamo prima, voglio fare un altro video per insomma fare un aggiornamento di come cambia il contratto. Tutto quello che vi vado a dire, perché già so che ci sarà qualcuno che fa commenti: oh, ma puoi dire queste cose su YouTube? Sì, si può perché è assolutamente tutto public record qua negli Stati Uniti, quindi anzi queste informazioni volendo potete andarvele anche a leggere proprio nel dettaglio su un sacco di siti. Tra l'altro pensate un po' che alcune di queste cose le avevo lette su un articolo di giornale prima ancora che mi venisse recapitato a casa poi il plico che diceva appunto tutte queste cose del nuovo contratto. Quindi sono curiosa di vedere se dal 1° ottobre, che è il momento in cui sarà attivo il nuovo contratto, se saremo tutti con un sorriso più ampio a bordo oppure no, credo di sì. Calcolate che questo contratto è stato votato, ovvero il sindacato propone un contratto dopo aver fatto mille negoziazioni con la compagnia e poi sono gli assistenti di volo che votano sì o no. C'erano molti scontenti che poi alla fine si è rivelato non molti perché erano solo il 10-11%. Che hanno votato comunque no, quindi hanno detto no, questo contratto non ci piace, ne vogliamo uno migliore di questo. Io onestamente ho votato sì. Per fare un'analogia, farvi capire un attimo di questo contratto, è come se prima guidavamo una Panda, ci stanno offrendo una BMW e però alcuni dicevano no, io voglio la Lamborghini e quindi ho detto scusa tesoro, va bene tutto, ma la Lamborghini lasciamola stare, che poi consuma anche troppo benzina. E quindi io ho votato sì, anche se poi quando andremo a parlare della sezione speaker capirete perché molti speaker hanno votato no. Partiamo subito dalla cosa principale, del contratto, ovvero l'aumento di stipendio, che è veramente tanto. Non è solo un aumento orario, perché noi veniamo pagati ore di volo, quindi ovviamente già solo facendo il calcolo di quanto andiamo a prendere in più all'ora è comunque buono. Da noi ci sono 13 livelli di paga, quindi a seconda se siete nel primo, ovviamente siete neoassunti, fino ad arrivare al tredicesimo. Quindi vuol dire che se avete 13 anni di anzianità aziendale o di più, quindi potete averne poi anche 50 di anzianità aziendale, andrete a prendere poi il massimo che è a 13 anni. Non vi vengo a elencare appunto ogni step da 1 a 13, però per darvi un'idea, leggo perché ovviamente non le so queste cose a memoria, non so neanche quanto guadagno io, quindi figuriamoci gli altri. Se siete neoassunti, quindi nel primo anno, attualmente la paga è 30 dollari e 35 centesimi all'ora e si passa a 35,82. Se siete invece al tredicesimo anno, si passa dai 68,25 a 82,24, quindi veramente chi sta nel tredicesimo ha un botto di soldi in più, vabbè, rispetto ovviamente a quelli che sono neoassunti, però dovete capire che questo lavoro negli Stati Uniti è considerato una carriera, quindi si fa gavetta, si parte dal basso. Se voi avete fatto magari anche esperienza 20 anni in un'altra compagnia, quando venite poi assunti da un'altra compagnia,
ripartite da zero. Altra novità del contratto, che è veramente una cosa fantastica, è il fatto che inizieranno a pagarci per fare l'imbarco. Dovete sapere che nella maggior parte delle compagnie, anzi nella stragrande maggioranza delle compagnie, gli assistenti di volo non vengono pagati finché la porta dell'aereo è chiusa e se ne va dal gate, e quindi cominciano poi le ore di volo. E quindi, non essendo pagati durante l'imbarco, che penso di parlare un po' per tutti gli assistenti di volo, è forse una delle fasi del volo peggiori, perché ci sono sempre problemi con posti doppi, passeggeri non seduti vicini ai parenti, amici, eccetera, eccetera, valigie che non ci stanno in cappelliera. E quindi tutto questo lavoro che viene fatto anche prima dell'imbarco comunque non viene retribuito agli assistenti di volo. Novità è appunto che verremo finalmente pagati. Non verremo pagati al 100%, ma al 50% della nostra paga oraria. Quindi questa è una cosa veramente molto positiva, soprattutto per magari quelli più junior che vanno a fare dei turni più brutti, tra virgolette, dove hanno magari 3-4 voli al giorno. Calcolate che quelli andranno a guadagnare molto di più sotto questo punto di vista dell'imbarco, perché facendosi 4 imbarchi ovviamente si guadagna di più che facendo magari un volo solo, con un imbarco solo. Io continuerò comunque a farmi turni con un volo solo andare e un volo solo a tornare, perché non sono amante di fare più di una tratta al giorno. Però appunto questa è una cosa buona, soprattutto perché quelli più junior non hanno l'opportunità di scegliersi tanto i voli che fanno e di solito rimangono scoperti, o magari le riserve vengono chiamate e gli vengono appioppati sti turni orribili, però almeno insomma verranno pagati di più, quindi altra cosa positiva. Altra cosa economica veramente buona è la retro pay. Cosa vuol dire? Che siccome il nostro contratto in verità è scaduto nel 2019, quindi sono passati giusto solo 5 anni, poi per via del Covid, di qua, di là, di su, di giù, insomma alla fine questa cosa si è trascinata per quasi 5 anni. Quindi la compagnia ha accettato di darci praticamente degli arretrati pagati ogni anno in una percentuale diversa, adesso non entro nel particolare, però per darvi un'idea, a me dovranno dare circa 13-14 mila dollari, e calcolate che io sono una che vola abbastanza poco, quindi non sono una che vola tantissimo, e soprattutto negli ultimi 5 anni non avevo ancora raggiunto la paga massima dei 13 anni, cioè non l'ho ancora raggiunta neanche adesso, quindi comunque quello che ho guadagnato non è tantissimo negli ultimi 5 anni, soprattutto c'era anche di mezzo il Covid. Chi invece vola tantissimo sicuramente può essere che la compagnia gli dia anche 40-50 mila dollari, quindi questa è una cosa positiva. Infatti parlando a bordo con magari tanti che sono prossimi alla pensione, dicevano secondo me appena ci danno i soldi appunto della retro pay magari tanti vanno in pensione, quindi vedremo se è così oppure no. Altra cosa che cambia, quindi che aumenta, è la diaria. Io non lo sapevo, ma la nostra diaria non era uguale a quella dei piloti, quindi ovviamente è giusto che un pilota guadagni più di me perché è un altro tipo di lavoro, però siccome la diaria invece sono quei soldi che la compagnia ti dà per mangiare quando tu sei appunto in sosta da qualche parte, spiegatemi perché un pilota deve guadagnare più di un assistente di volo sotto questo punto di vista, quindi questa cosa non va bene. E infatti adesso la nostra diaria si allinea con quella dei piloti, quindi la diaria è diversa se si è su un volo domestic, quindi un volo nazionale, oppure un volo internazionale. Al momento domestic è $2.20 e internazionale è $2.50, e si passa ai $2.85 domestic e $3.40 internazionale, quindi anche qua un buon aumento della diaria. La diaria viene retribuita sulle ore di servizio. Facciamo un esempio pratico: volo da Charlotte a Roma con sosta di 24 ore e poi volo di ritorno Roma a Charlotte, più o meno sto via di casa a 48 ore in tutto, e quindi questa diaria di 3,40 quella nuova la dobbiamo moltiplicare per le 48 ore, così viene calcolata la diaria. Poi calcolate che la diaria su questo tipo di volo dove si sta via a dormire non è neanche tassabile, quindi quelli sono soldi puliti che uno si mette in tasca, mentre è tassabile la diaria se si fanno i voli in giornata,
perché non facendo la sosta te la danno lo stesso, ma quella viene tassata. E quindi c'è gente magari che si porta addirittura il cibo da casa o magari a dieta non mangia, e quindi quei soldi comunque sono soldi puliti che ti metti in tasca e te li spendi come ti pare. Altra cosa economica che cambia è il 401k, che è tipo, diciamo, un fondo pensione. Negli Stati Uniti non esiste la pensione come c'è in Italia, ma ognuno deve pensare alla propria pensione. Tra l'altro, se uno lavora per un'azienda piccola, non è neanche obbligatorio che l'azienda offra questa cosa che poi adesso vi spiego. E quindi se non siete voi che vi mettete i soldi da parte, va a finire che magari dovete poi veramente lavorare fino alla morte. E quindi mi raccomando, se avete intenzione di trasferirvi negli Stati Uniti, pensateci bene. Questo 401k, di solito come funziona? Che la compagnia mette una percentuale, tu metti un'altra percentuale e di solito c'è anche un company match. Quindi la compagnia poi, se tu metti un tot, ti fa il match e mette oltre quella percentuale qualcos'altro. Per darvi un'idea, adesso diciamo che non è tantissimo, perché la compagnia mette il 3%, quindi ogni mese uno guadagna tot, la compagnia 3% di quello che hai fatto te lo mette in questo 401k. Tu poi metti dal 3% in su e la compagnia ti fa il match solo del 2,5%, quindi alla fine in totale al massimo la compagnia sborsa il 5,5%. Col nuovo contratto invece la compagnia mette il 5%, quindi invece del 3%, il company match sarà 4%, quindi un totale del 9%, che è veramente buono ovviamente rispetto a prima. E se non erro è la stessa formula che hanno i piloti, quindi quest'altra cosa importante. Altra cosa che cambia sempre a livello economico, poi parliamo anche delle altre cose perché c'è una cosa fantastica che vi devo dire dopo che mi piace un sacco, che non è una cosa economica, però secondo me, anzi, ho votato di sì, mi sa, solo per quello. Quanto ci pagano durante il training? Il training, parlo quello per noi che siamo già assistenti di volo, quindi no, il training base, corso base, quello onestamente non so neanche quanto pagano, però sicuramente non un granché. Al momento andare a fare il CQ si chiama da noi, altre compagnie lo chiamano RT, quindi quel training che vado a fare ogni anno a Dallas, è una fregatura quel training lì, perché ci pagano solo 75 dollari al giorno, che è pochissimo se voi calcolate che appunto uno al 13° step guadagna già oggi tipo 68 dollari all'ora di volo. E tu mi occupi tutta una giornata e mi dai 75 dollari. È veramente una perdita di soldi andare a fare il training. Aumenta quanto ci danno, quindi il doppio, perché diventa 150. Lo stesso secondo me dovrebbe essere di più di così, però dai, accontentiamoci. Altra cosa che cambia è il profit sharing. Qui ci sono poi delle formule matematiche che non so qua elencare. Però cosa importante è che questo profit sharing, che al momento è una cosa che fa veramente ridere, che quando vedo il deposito del profit sharing mi viene da ridere perché è veramente una miseria, adesso invece aumenta molto ed è equivalente a quello dei piloti, quindi anche questa cosa molto buona. Ma parliamo della cosa più bella in assoluto di questo contratto, almeno secondo me, il fatto che potremo andare a prendere voli da altre basi senza dover cambiare base, perché avete visto che nelle ultime due estati ogni volta vado a base Philadelphia, base Charlotte, perché inseguo, diciamo, i voli verso l'Italia, che purtroppo non ci sono da base Miami, anche se altra news è che dall'estate prossima ci sarà il volo finalmente da Miami verso Roma. Però insomma, se uno vuole fare anche altre destinazioni, da Miami magari non ci sono. Che ne so, uno vuole andare in Giappone e devi andare in base Los Angeles, devi andare in base Dallas, insomma devi andare in un'altra base, non di certo base Miami. Questa cosa invece è molto bella, la possibilità di prendere un volo appunto da un'altra base senza doverti trasferire di base, quindi magari quel giorno ti svegli la mattina, va a vedere sul sistema, guarda, c'è, che ne so, un JFK Malpensa scoperto. E ovviamente, cioè, chi non è di base JFK in questo caso riesce a prendere il volo solo se nessuno in base JFK lo vuole, perché ovviamente, cioè, loro hanno la priorità sugli altri. Credo che un volo intercontinentale da un'altra base sarà molto difficile da prendere, a meno di essere speaker. Quindi, secondo me, chi è speaker avrà più probabilità di riuscire a prendere magari un volo da un'altra base, piuttosto
piuttosto che chi non lo è. Siccome sto parlando di speaker e vi ho accennato che tanti speaker non erano contenti, cioè in verità non sono contenta neanch'io, perché noi veniamo pagati $2 in più all'ora, e adesso e anche in futuro, quindi non c'è stato aumentato lo speaker pay, quindi tanti magari sono un po' demoralizzati da questa cosa. Ma la cosa che fa demoralizzare più tutti è che al momento, con il vecchio contratto, ci vuole uno speaker in business e uno speaker in economy. Col nuovo contratto, siccome gli assistenti di volo che non parlano lingue sono magari molto più senior di noi, sono arrabbiati con lo speaker che gli va a rubare, tra virgolette, la posizione in business, si sono così arrabbiati che hanno fatto in modo che praticamente ci siano sempre due speaker, cioè due speaker nel caso dei voli, insomma, quelli europei. Poi dopo i voli sull'Asia so che magari hanno anche tre speaker perché c'è più necessità, però rimaniamo con il fatto dei due speaker. Quindi ci saranno sempre due speaker, ma in qualsiasi cabina, quindi poi dipenderà dalla seniority di ogni speaker la decisione della posizione. Quindi questo vuol dire che magari ci saranno due speaker, anzi probabilmente ci saranno due speaker in economy e zero in business. Ora, quello che diciamo noi tutti speaker è: va bene, ok, se io lavoro in economy non mi chiamare quando poi hai bisogno in business. È un po', diciamo, una ripicca, che però non è neanche tanto una ripicca, perché magari se io sono impegnata a fare delle cose, siccome economy e business hanno due servizi molto diversi, quindi magari io sono in cabina, sono impegnata a fare una cosa in economy, perché mai mi devo staccare e allungare magari il servizio dell'economy perché tu hai un problema che non capisci, perché tu non hai studiato un'altra lingua e non hai bisogno di aiuto in business? Quindi io già so che dico così, ma poi sono buona, quindi andrò sicuramente ad aiutarli, anche se non se lo meritano, perché ora che diventerò senior abbastanza per avere la posizione di business, credo che andrò in pensione prima. Quindi questa è una cosa che ha fatto arrabbiare molti speaker, però siamo comunque la minoranza, quindi secondo me questa è una cosa che non hanno aumentato neanche la paga, perché appunto ha detto tanto siete meno, anche se votate no, vinciamo lo stesso, avranno pensato. Invece piccolo aumento che mi sono dimenticata di menzionare prima è il galley sui voli intercontinentali. Siccome se andate a vedere i voli, soprattutto quelli intercontinentali da base Miami, perché quando si è speaker non si può stare in una posizione di galley, perché appunto se serve aiuto in cabina e tu sei occupato nel galley non puoi lasciare il galley, e quindi c'è un piccolo aumento di $1, che anche qui è una cosa secondo me irrisoria. Chi ha fatto questa proposta di contratto si vede che non ha mai fatto il galley su un volo intercontinentale, esempio un Miami Tel Aviv. Vi assicuro che ho fatto Miami Tel Aviv solo due volte, e entrambe le volte ero responsabile del galley dell'economy, 14 ore di volo, io non mi sono mai seduta, perché praticamente è un volo dove il galley deve stare a sistemare tutto non stop. Quindi essere pagato col vecchio contratto solo $1 in più all'ora è veramente una barzelletta. $2 in più anche secondo me non è abbastanza su un volo intercontinentale. Potevano aggiungere un altro dollaro e fare 3, però dai, va bene così. Altra cosa che cambia col nuovo contratto, se avete visto, credo fosse l'ultimo video che ho fatto da base Charlotte, vi ho fatto vedere che avevo il crew meal, ovvero il pasto equipaggio. I pasti equipaggi li avevano solo quelli della US Airways, e io ero US Airways, poi ci siamo uniti con l'American Airlines, e l'American Airlines non aveva i pasti equipaggio. Quindi non so perché, ma quando ci siamo uniti e c'è stata l'opportunità di andare a cambiare base, quindi io ovviamente prima che ero base Charlotte anni e anni fa sono venuta a base Miami, da Miami poi non ho mai più avuto il pass equipaggio. Poi essendo andata l'estate scorsa a base Philadelphia e quest'estate invece a base Charlotte, mi sono ricordata questa cosa dei pass equipaggio, e non ho mai capito perché in quelle basi lì era rimasto e nelle altre invece era sparito. Nel nuovo contratto hanno invece scritto chiaramente che i pasti equipaggio spariscono. C'è da dire che su un volo intercontinentale di solito
qualcosa avanza, quindi non c'è bisogno di portarsi da mangiare. Però invece se uno fa i voli nazionali, soprattutto in economy, dove magari ci sono solo biscotti o salatini, cioè sì, biscotti o salatini te ne puoi mangiare quanti ne vuoi, ma non credo che sia un pasto molto salutare. E quindi per questo tanti si portano il cibo da casa, o comunque devi essere sicuro di avere tempo per magari poi fermarti in aeroporto e prendere del cibo che ovviamente ti devi pagare tu. Siccome io cerco sempre di fare voli intercontinentali, in più sapete, da base Miami mi piace tanto fare il volo per il Brasile e il Brasile parte tardi la sera, quindi comunque io mangio a casa e il volo di ritorno anche notturno, quindi magari mangio quando sono ancora in albergo, quindi alla fine io questa cosa dei pasti non la vedo come un problema così fondamentale, però insomma tolgono questa cosa che sicuramente gli fa risparmiare un bel po' di soldi. Altra cosa che cambia in meglio è le varie penali che la compagnia deve pagare qualora atterriamo in un aeroporto e non ci viene comunicato dov'è il nostro albergo e non ci viene assegnato un albergo entro un'ora dall'atterraggio. Questo è un problema che io onestamente non ho mai avuto perché io di solito faccio sempre turni con un volo solo al giorno e poi se riuscendo a fare magari lungo raggio gli alberghi non cambiano quasi mai durante il lungo raggio. Invece questo è un grave problema per chi fa i voli interni, soprattutto sempre per quei poveretti che fanno tante tratte al giorno ed è molto facile che facendo tante tratte al giorno poi succedano qualche casino perché basta che un volo è ritardato, poi magari la compagnia ti toglie dal tuo volo originale, ti rimanda da un'altra parte, che ne so, dovevi andare in sosta a Orlando, dice no, che questo volo è in ritardo, quindi adesso ti mando, che ne so, a Minneapolis. Ti mandano a Minneapolis e ultimamente tanti arrivavano a Minneapolis e l'albergo non era ancora stato assegnato, quindi magari sai, sei stanco dopo tutta una giornata di lavoro e mi date un albergo che posso andare a dormire oppure no. E quindi siccome il sindacato ha visto che spesso succedevano queste cose, quindi adesso hanno introdotto una penalità. Quindi la compagnia deve pagarti il 150% delle ore che hai fatto durante la giornata se non ti danno l'albergo e non ti assegnano l'albergo entro un'ora dall'atterraggio. Se invece non ti danno un albergo entro le 3 ore dall'atterraggio, addirittura ti devono pagare il 150% di tutto il turno. Quindi se era un turno, che ne so, di 4 giorni che valeva 20 ore, a quel punto ti devono pagare il 150% di 20 ore, quindi veramente, anzi, forse ti va bene, dici sì, no, non datemi l'albergo, non c'è problema, sto 4 ore in aeroporto e poi mi pagate il 150%. Poi il nuovo contratto cambia, sotto tanti altri punti di vista che non so qua annoiarvi, anche perché se non, poi non venite assunti dalla compagnia, non vi interessa niente, secondo me, sta cosa. Unica cosa, se pensate di andare a lavorare all'American Airlines, sappiate che una cosa che cambia, che è favorevole per chi ci lavora già, ma non troppo favorevole per chi invece vuole essere assunto, è il fatto che al momento chi è stato assunto fino a prima di questo nuovo contratto si è riserva per il primo anno, dopodiché si passa a fare una rotazione che un mese si è riserva, un mese non si è riserva, e dopo mi sembra 3 anni, sì, mi sembra che dopo 3 anni è un mese si è riserva, 3 mesi non si è riserva, e quindi sono insomma delle rotazioni così perché ci deve comunque essere sempre qualcuno di riserva. Con un nuovo contratto, quello che cambia è che sarete riserva i primi 2 anni. La riserva, comunque non è poi così male se voi abitate in base. La riserva è sempre terribile se invece voi fate commuting e pendolate perché ovviamente dovete comunque trovarvi in base e se lì non ci abitate dovete andarvi a prendere magari un albergo a spese vostre. C'è da dire che però il sistema di riserva va migliorando un po' col nuovo contratto. Esempio, questa cosa che dicevo prima, che potete andare a prendere voli anche dalle altre basi, questo vale anche per le riserve, cosa che non mi aspettavo. Ovviamente le riserve è sempre tutta una questione di seniority, quindi andranno dopo a chi non è riserva.
Altra cosa che migliora è il crew rest su voli intercontinentali, comunque su voli di lungo raggio. Al momento abbiamo comunque sempre le nostre cuccette che si chiamano crew bunks, ma può succedere a volte che siano inoperativi. Tra l'altro, mi sembra che mi era successo in un volo, quindi non mi ricordo da dove a dove, però era successo che il crew bunk era inoperativo perché non funzionava il riscaldamento, quindi dentro, cioè l'aereo fuori, nel senso in cabina era una temperatura normale, nel crew bunk c'era una roba tipo 0 gradi, quindi cioè, alcuni pazzi miei colleghi sono anche andati a dormire. Io già ho freddo quando fa caldo, figuriamoci se stavo dentro a 0 gradi. Quindi c'erano stati assegnati dei posti in economy. Perché col vecchio contratto era così, se il crew bunk è inoperativo, blocchiamo dei posti in economy. Quindi vuol dire che se il volo è pieno vengono sbarcati dei passeggeri, perché da contratto abbiamo diritto comunque al crew rest. Col nuovo contratto invece inseriscono che se il volo è dalle 7 alle 10 ore devono bloccare dei posti di premium economy, se invece il volo è oltre le 10 ore devono bloccare dei posti di business. Quindi se succede una cosa del genere, che magari voi siete passeggeri business e la compagnia vi dice che venite o sbarcati direttamente oppure magari fatto il downgrade, non arrabbiatevi, sappiate che se invece voi vi lamentate e gli assistenti di volo non possono fare il crew rest, c'è il rischio che cancellino proprio il volo. Quindi, siccome mi sembra che sia successa una cosa del genere su United qualche giorno fa, c'è poco da lamentarsi. Abbiamo diritto al riposo e quindi è così. Quindi, fino a prima eravamo in economy, quindi adesso insomma ci va meglio. Il crew rest comunque rimane sempre la cosa migliore, è andare nella nostra, diciamo, saletta con le nostre cuccette, anche quelle che sembrano un po' delle bare a volte, però almeno insomma siamo lì solo noi, non siamo in mezzo ai passeggeri. Credo di avervi detto tutti, diciamo, i punti più importanti del nostro nuovo contratto. Sono veramente molto contenta, non solo per la questione economica, perché devo dirvi che è veramente un aumento importante, ma appunto anche per le altre questioni lavorative, soprattutto la cosa di prendere i voli dalle altre basi. Tranquilli, non cambierò mai più base, questa è proprio una roba, proprio, adesso mi faccio un tatuaggio, anche se non amo i tatuaggi, me lo scrivo. Non cambiare mai più base, ma questo l'avevo già deciso prima, nel senso che ho detto mai più, ma chi me l'ha fatto fare? E, in più, appena avevo letto questo contratto dove avevo visto che si possono prendere voli dalle altre basi, già avevo detto ok, va bene, non c'è bisogno di cambiare base, anche se una volta ogni 3 mesi magari riesco a prendermi un volo per l'Italia, mi va benissimo così. In più, dall'estate prossima avremo questo famoso volo per Roma, anche se appunto ve l'ho già detto nell'ultimo video, credo che lo vedrò col binocolo perché ci sono moltissimi speaker di italiano a base Miami. Quindi, e poi ho anche paura che poi tornino tutti gli altri speaker dalle altre basi, adesso che hanno visto che viene Roma, però vabbè, dai, va bene così. Vi ringrazio di non aver volato come anche quest'oggi, siamo rimasti a casa. Non volerò fino all'inizio ottobre perché avevo detto che meno vado a Charlotte, meglio è. Quindi ci vediamo al prossimo volo. Ciao a tutti!